Abbiamo affrontato prima con Tony un'impostazione macrosistemica dei mercati e i temi caldi di questa estate e anche i temi che potranno influenzare i mercati nelle settimane a venire. Da un punto di vista prettamente tecnico-grafico, cosa ci puoi dire per quanto riguarda i livelli del nostro FTSE MIB? Siamo a un punto di svolta o no? Siamo veramente a un punto di svolta, ma lo stiamo affrontando questo crocevia con grande fatica. Ti assicuro che chiunque fa trading in questo momento 17.200 è veramente un incubo, lo sogniamo la notte questo livello, perché chiunque guardi un grafico giornaliero si rende conto di quante volte l'indice ha provato il breakout di questo livello, oggi incluso naturalmente. E di fatto un livello che si sta frapponendo fra il cocco rialzo in maniera molto decisa. Non si riesce a dare quello slancio decisivo che può innescare un movimento rialzista e che può in qualche modo far ritornare i prezzi su livelli pre-Brexit. Quindi per un motivo o per l'altro ogni giorno, diciamo, questo tentativo viene vanificato per diverse ragioni. Oggi il fatto che il mercato fosse senza Wall Street di fatto ha condizionato un po' il pomeriggio, che è stato veramente noioso, e soprattutto poi lo storno del prezzo del petrolio, che era partito fortissimo dopo la notizia dell'accordo fra Arabia Saudita e Russia nel weekend, si è un po' afflosciato il prezzo del petrolio e con lui tutto il mercato. Quindi anche oggi non siamo riusciti a chiudere sopra i 17.200, è stata un'ennesima seduta di traccheggio e tutti noi stiamo guardando questo livello come un importante spartiacque fra positività e negatività. Quindi in questo momento ci vuole una gran pazienza, bisogna essere rigorosi nelle strategie, quindi se il breakout non c'è non forzare l'operatività, e soprattutto secondo me avere la forza di puntare su quei titoli che sono stati in qualche modo penalizzati oltremodo dopo l'uscita della Pietro, la Brexit. A conferma proprio di quanto stai dicendo, anche gli amici a casa hanno visto nel grafico una semplice trend line che ho tracciato, quella disegnata con i massimi decrescenti del 14 di marzo del 2016, il 29 di aprile del 2016 e 31 maggio 2016. Questa trend line è stata davvero molto importante e significativa, adesso faccio anche uno zoom, nel corso delle ultime giornate. A riferimento è a giovedì, quando per la prima volta dopo lungo tempo il nostro indice è riuscito a portarsi sopra i 17.100 punti, tuttavia quel giorno non ha chiuso sopra, proprio per trovando il contatto con la resistenza dinamica della trend line discendente che ho indicato. E quest'oggi, nonostante un tentativo, diciamo, nella prima parte della mattinata, o meglio nel corso della prima parte della seduta, dunque nel corso della mattinata si era provato a rompere, se si va a vedere la chiusura di oggi, la chiusura non ha sancito la violazione. È esattamente questo, ti assicuro Riccardo, ma tu lo sai come me quanto sia frustrante questa condizione. Immagino. Stamane io alle 11 ero molto fiducioso sul breakout, in quanto era un movimento abbastanza condiviso. Sostanzialmente per rompere il mercato italiano ha bisogno del settore energetico e del settore bancario. E oggi sembravano entrambi ben impostati. In virtù dei rally del prezzo del petrolio vedevo una Eni pimpante, una Enel anche, e al contempo andavano su decisamente anche Unicredit e Intesa, che sono i bancari a più alta capitalizzazione. Poi nel corso della giornata abbiamo assistito a un indebolimento e una seduta che sostanzialmente si è spenta vicino ai minimi e ha in qualche modo spazzato ancora una volta l'idea di un'accelerazione. La strategia qui secondo me paga la pazienza, bisogna avere la forza, visto che siamo sul livello tecnico chiave, di attendere, di indugiare un attimo, non aver paura di perdere il treno, magari entrare un pochino in ritardo, ma evitare di prendersi un treno in faccia, perché qui magari se entri long il mercato ti fa un altro fake out, alla fine te la vedi brutta. Quindi secondo me in questo momento è necessario un attimo di pazienza, è come quando vai al cinema, meglio entrare un po' in ritardo e vedere il film piuttosto che vedere una pellicola rotta. Quindi
secondo me in questa fase è necessario attendere una chiusura giornaliera sopra 17.200 per rompere gli indugi e iniziare a acquistare i titoli meglio impostato, che come dicevo secondo me sono quelli là che sono stati penalizzati ingiustamente nel post-Brexit. E se ti ricordi ne parlavamo anche in quella famosa trasmissione del 23 e del 24, in cui sostanzialmente andò tutto giù ma in maniera piuttosto incondizionata, e poi di fatto quei valori per molti titoli sono stati ripresi. E ti ricordo che parlavamo di Mediobanca, di Intesa San Paolo, titoli che sono stati messi nel calderone ma senza, diciamo, più di pancia che di testa, e di fatto poi hanno recuperato in maniera assolutamente brillanti livelli pre-Brexit. Ascolta Pietro, invece, spostandoci un attimo in Germania, prima vorrei fare un focus su Germania e S&P 500 e poi tornare in Italia a parlare delle banche, anche di Unicredit. Ecco, per quanto riguarda la Germania, messa meglio di noi, da un punto di vista economico non vi sono dubbi, cosa attendersi da un punto di vista tecnico-grafico? Diciamo, come ricordava anche Tony prima, non vi sono dubbi, le performance di borsa, non solo di quest'anno, ma penso tra un po' dell'ultimo decennio, non hanno paragoni fra Italia e Germania. Ancora il vento in poppa la Germania o no? Purtroppo quello che dici è assolutamente giusto. Se guardi un grafico annuale del DAX ti renderai conto di quale distonia c'è. Ti ricordo che il DAX si avvia a chiudere adesso siamo intorno alla parità, ma credo che si avvia a chiudere il quinto anno positivo consecutivo, e con l'indice sostanzialmente sui massimi, in area 11.000, invece noi facciamo una gran fatica, siamo lontanissimi dai massimi toccati anni fa, 45.000. Quindi noi anche se raddoppiamo le quotazioni in un anno mi sa che non ci arriviamo a quei massimi. No, ma assolutamente no, anche perché come sai per recuperare una perdita del 50% non è sufficiente un recovery del 50%, ma è necessario almeno un 70%. Quindi siamo molto lontani, questa è una debolezza strutturale che a me perdura, e considerando anche le performance da inizio anno siamo quasi vicino a un meno 20%, ancora una volta purtroppo le cose vanno diversamente. In Germania diciamo la situazione è di un mercato che ha ampiamente recuperato dopo Brexit. Se parliamo di futures su DAX, che probabilmente è lo strumento che i più diciamo guardano con attenzione, 10.750 è il massimo, il livello chiave superato il quale è possibile attendersi un'ulteriore accelerazione. 10.400 punti invece il supporto che in qualche modo fa da spartiacque nel breve termine fra positività e negatività. Quindi operativamente quando rimaniamo sopra 10.400 nessun problema sul DAX, breakout 10.750 sarebbe un'ulteriore occasione per acquistare, e invece fin quando rimaniamo fra 10.400 e 10.750 mi aspetto una sostanziale lateralità, probabilmente anche in attesa della riunione della BCE di giovedì, che non sarà una riunione chiave, però come sai spesso i mercati prendono anche come espediente per prendere una direzione le parole di Draghi, che spesso sono più un palliativo per far innescare la volatilità che poi una razionale decisione su quanto effettivamente succede in economia europea. Ascolta, invece, andando dall'altra parte dell'Atlantico, vabbè, ok, oggi Wall Street era chiusa, ma cosa possiamo dire, i livelli chiave dell'S&P 500? Ma sull'altra parte dell'Atlantico la situazione è piuttosto, come dire, peculiare, nel senso che per mesi molti chiamavano la correzione dei mercati americani, che in realtà è avvenuta a inizio della prima parte dell'anno, però poi di fatto è stata totalmente riassorbita. L'S&P 500 di nuovo a contatto con i 2000 e circa 2200 punti, quindi una forza impressionante per quest'indice, che però in realtà nelle ultime settimane è andato in laterale. Se guardi tutte le sedute a partire dal 14 luglio
fino ad oggi tutte le aperture e le chiusure sono comprese in uno stretto range di circa 40 punti, quindi tutti i prezzi a chiusura e di chiusura sono fra 2150 punti e 2190 punti. Questo che vuol dire un equilibrio assolutamente integro che probabilmente si romperà in maniera piuttosto fragorosa. Come sai, spesso le compressioni di volatilità, cioè quelle lunghe fasi laterali, vengono rotte in maniera piuttosto violenta. Quindi qui i livelli di intervento 2190 breakout sarà sicuramente un'opportunità per andare lunghi, e viceversa il ritorno sotto 2150 potrebbe essere l'opportunità per prendere una gamba ribassista che dopo un consolidamento così è all'ordine delle cose. Quindi anche qua attesa, io come un cecchino porrei il mirino sui due livelli superiori e inferiori del box e attenderei pazientemente che il mercato stesso che mi indichi dove desidero andare. Non amo tanto fare scommesse, preferisco, diciamo, seguire più i prezzi che il mio intuito. E ascolta, adesso invece veniamo a casa nostra. Appunto, anche con Tony si diceva: attenzione, le banche italiane potrebbero essere il tema dell'ultima parte dell'anno. Il condizionale ovviamente è d'obbligo. Andiamo magari a vedere la struttura tecnica. Secondo te, Pietro, come è? Iniziamo magari da Unicredit, visto che anche prima si parlava di Unicredit. Andiamo a vedere da un punto di vista prettamente grafico, dunque senza considerazioni legate alle eventuali cessioni che potranno caratterizzare il futuro di Unicredit e l'aumento di capitale previsto per la banca di Piazza Gaia Aulenti. Ecco, da un punto di vista grafico, che fare in questo momento? Guarda, graficamente Unicredit mi sta sorprendendo, perché magari poi ti parlo di un indicatore che utilizzo, un indicatore proprietario che mi stava dando indicazioni non così positive. Nonostante questo, il titolo sta provando a effettuare un rimbalzo piuttosto, diciamo, piuttosto deciso, che per il momento, diciamo, ha trovato in 2,40 un livello non facile da superare. L'inversione della serie di massimi decrescenti che ha caratterizzato gli ultimi mesi, ovvero il superamento di 2,40, sarà senz'altro un'indicazione positiva. Però una cosa sulla quale invito a riflettere è il movimento delle mani forti su questo titolo. Come sai, gli investitori istituzionali devono, come dire, comunicare a Consob quando hanno una posizione netta corta, quindi quando scommettono sul ribasso di un titolo e quando questa posizione supera lo 0,5 del capitale. Quello che io riscontro è che in questo momento gli investitori istituzionali stanno puntando in maniera molto decisa sul ribasso di Unicredit. Da dove si vede? Dalle comunicazioni Consob, dalle quali risulta evidente che mai come in questo momento sul titolo Unicredit c'è uno short pesante degli istituzionali. Il 2,36% del capitale è venduto allo scoperto, in particolare da tre investitori istituzionali, che tipicamente quando si mettono a ribasso sul titolo evidentemente hanno un'opinione decisamente ribassista. Quindi questa è un'indicazione che mi lascia pensare sulla capacità che avrà Unicredit di proseguire questo rally, perché ho riscontrato empiricamente che quando tanti investitori istituzionali si mettono in maniera decisa a vendere quantità gigantesche di capitale, perché se ci pensi il 2,36 del capitale di Unicredit è veramente una posizione in termini monetari rilevante, sarà difficile, come dire, proseguire questo rialzo. È come una barca che va contro vento. Gli istituzionali naturalmente riescono a fare il trend, e quindi sono un po' perplesso in virtù di questi dati. Non è mai successo che Unicredit nella sua storia sia stata venduta in maniera così massiccia dalle mani forti, e visto che le mani forti nel medio e lungo termine hanno quasi sempre ragione, farei un po' fatica a prendere una posizione short su Pietro. Domanda, ma e se questa costruzione montata short fosse legata anche al fatto e alla constatazione che Unicredit, così come Generali, è stata rimossa dall'Eurostoxx 50? Allora, noi sappiamo che tipicamente quando una società entra o esce da un paniere, pensiamo banalmente al nostro FTSE MIB, i fondi istituzionali sono obbligati ad acquistare o liquidare la posizione per una serie di fattori tecnici, non lo so, per banalmente la ponderazione all'interno del paniere del nuovo arrivato al posto dell'uscente. Ecco, e se fosse che Unicredit
secondo questi investitori istituzionali, pagherà nelle settimane a venire l'esclusione da un paniere europeo così importante come l'Eurostoxx 50, che di fatto è il sottostante di numerosissimi strumenti finanziari nel mondo? Ma guarda, il giorno in cui è stata comunicata la cosa, il titolo non ne ha reagito, ma soprattutto non ne ha reagito nei giorni prima, perché come sai sui mercati finanziari c'è il vecchio detto che si buy on rumors, sell on news. Esattamente, quindi mi sarei aspettato un movimento prima di vendita che non c'è stato. Quindi credo sia più relativo al temuto aumento di capitale. Come tu dicevi correttamente, svendere l'argenteria non è sicuramente una buona pratica nel medio lungo termine, probabilmente ti dà aria nel breve termine, però alla lunga ti trovi depauperato di un capitale. Quindi il problema è che sei di fronte a una scelta coatta, una scelta non, come dire, indotta da scelte del management, ma forzata per rimettere a posto i requisiti che chiede la BCE. Quindi secondo me si sta scommettendo su un aumento di capitale che non farà bene ai prezzi, e come diceva prima Tony, guardandoci alle spalle, guardando quello che è successo sugli aumenti di MPS, su Banco Popolare e via dicendo, gli aumenti di capitale sono sempre stati forieri di vendite, e soprattutto questo aumento di capitale coinciderà con quello di MPS, che ormai è certo annunciato per la fine dell'anno, e quindi quando tanti chiedono denaro al mercato non è certamente una buona cosa. Quindi, oltre che il denaro costa di più e dunque il titolo deve subire di più. Sì, è chiaro, poi bisogna vedere in che forma, quanto sarà dilutivo, bisogna vedere diversi aspetti. Io sostanzialmente per essere operativi quello che farei è acquistare i titoli bancari su cui non ci sono i short istituzionali tipicamente intesa, e contestualmente fare uno spread con i credit potrebbe essere una bella idea, così come fare la stessa operazione long, medio banca, short UBI, che è un altro titolo molto shortato dagli investitori istituzionali, potrebbe essere un modo per non fare una scommessa troppo marcata, ma per puntare su titoli dello stesso settore, rispettivamente longando i forti e shortando i deboli. Quindi se uno non vuole prendersi proprio la direzione, lavorare in spread credo che sia un buon modo per contenere il rischio e di fatto per scommettere sulla maggior forza relativa di un titolo rispetto all'altro, anche in virtù delle posizioni degli investitori istituzionali. Pietro, rimanendo nel comparto bancario, abbiamo parlato di chi si appresta nei mesi a venire a promuovere un aumento di capitale, dunque nella fattispecie Monte dei Paschi di Siena e Unicredit. Adesso vorrei farti invece una domanda su una banca che di fatto l'aumento di capitale l'ha già compiuto e ormai è prossima in teoria alle nozze con la BPM. Sto parlando del Banco Popolare. Ecco, sì. Oggi sì. Non ha dato una interessante prova di forza. Adesso magari vediamo anche il grafico da casa. Volevo chiederti cosa ne pensi, perché da un lato, a mio avviso, è positivo l'aver chiuso oltre le resistenze statiche che erano poste in area 2,34 euro. Tuttavia, se si va a vedere il massimo intraday di oggi, rappresenta un pullback profondo di una trend line che ho tracciato con i minimi del 19 di luglio e del 26 di luglio. Questa trend line appunto era stata violata al ribasso il 2 di agosto e da allora aveva sempre arginato la velleità rialzista del titolo. Oggi uguale, nel senso che il massimo intraday si è proprio appoggiato su questa trend line. Qual è il segnale vero a tuo avviso da secondare? L'accelerazione, la chiusura sopra le resistenze statiche a 2,34 o il mantenimento sotto le resistenze dinamiche menzionate? Allora Riccardo, parto da un dato, -78,33% è la performance di Banco Popolare da inizio anno, ha perso l'80% e questo già ti fa capire in che contesto. Lo vediamo anche qui dal grafico ora con gli amici. Esatto. Che cosa vuol dire che ha perso il 78%? Che ci sono un sacco di investitori che non vedono l'ora di rivedere prezzi leggermente più alti di quelli attuali per levarsi questo peso che hanno in portafoglio. Pensa alla sofferenza che prova chi ha a Banco Popolare a prezzi di carico elevati. E quindi sul cammino di Banco Popolare c'è il rischio
che quando i prezzi salgono un po' scattino le prese di profitto dagli investitori esausti dopo mesi e mesi di sofferenze. Quindi ciò che registro è che oggi il titolo è andato in assoluta controtendenza, chiusura sui massimi, che è certamente una buona indicazione, e soprattutto i volumi che hanno superato 23 milioni, ovvero il livello più elevato dal 2 agosto, nonostante oggi sia una seduta caratterizzata da volumi bassi. Che cosa vuol dire una chiusura sui massimi? E volumi che confermano che il mood sul titolo stia leggermente cambiando. L'operatività, onestamente, che preferisco su questo titolo è l'intraday. Un titolo spettacolare nell'intraday, fa dei movimenti e degli swing fantastici in giornata, si muove tanto e quindi dà grandi opportunità, però io aspetterei un'inversione del trend per battezzare il Banco Popolare fra i titoli che seguo, e quindi con pazienza aspetterei un eventuale superamento di 2,50, che credo sia il livello grafico chiave, per pensare a tenerlo qualche giorno in più in portafoglio. Per il momento credo che sia un fantastico titolo da cavalcare intraday, che dà anche grandi opportunità in quanto è piuttosto lineare, fa dei movimenti piuttosto impulsivi e decisi, e quindi è decisamente liquido, quindi l'ideale per chi ama surfare nell'intraday. Grazie Pietro, ho detto che invidio tantissimo, e già te l'ho detto anche al telefono, il tuo... tutte le tue azioni attaccate al muro. Un giorno prima o poi verrò a rubartene qualcheduna, perché sono sempre spettacolari. Con gli amici di Borsa in Diretta volevo parlare, cogliere l'occasione di averti qua come ospite, anche di Investing Roma. L'appuntamento è per il 30 settembre, come vediamo anche dal sito Investing Roma, appunto mancano davvero pochi giorni all'appuntamento, 26 per l'esattezza. Ecco, se ci puoi magari brevemente presentare questo magnifico evento che hai organizzato. Non è il primo appuntamento, peraltro avrò il piacere di partecipare anch'io. Ecco, agli amici Borsa in Diretta, un sunto del perché partecipare assolutamente a Investing Roma 2016. Sì, in due parole, Riccardo, mancava secondo me nel centro-sud Italia un momento di aggregazione di tutti i trader e gli investitori, ma direi in generale di chi ha a cuore le sorti del proprio risparmio. Per questo abbiamo deciso di convocare oltre 50 fra i migliori relatori in Italia. Invito anche, per curiosità, a guardare quanto è ricco e pieno di professionalità questo palinsesto. Avremo ben 23 workshop, si parlerà da rendimenti con tassi a zero al trading speculativo, quindi ce ne sarà per tutti i gusti, e soprattutto ci sarà una sala anche dedicata a chi è un po' a digiuno di finanza, però vuole capire cosa sarà del futuro del proprio risparmio, e quindi una sala a primi passi dedicata anche a chi, diciamo, vuole avere visibilità su quello che potrebbe succedere al proprio risparmio. Quindi un evento che cerca a 360 gradi di coprire tutte le esigenze finanziarie, e che per un giorno porterà il centro del cuore, il cuore della finanza, a Roma, che è una piazza tanto bella quanto affascinante. E quindi il 30 settembre sarà l'opportunità per vedere non solo i migliori trader all'opera, ma per vedere anche la visione e, come dire, le strategie dei professionisti. Quindi investingroma.it è il sito, è assolutamente gratuito l'incontro, e quindi l'invito e la speranza è che diventi un punto di aggregazione importante per tutti noi, e anche la tua presenza sicuramente arricchirà un palinsesto di per sé già, secondo me, di grande qualità. Abbiamo visto, mentre parlavi, le immagini di alcuni relatori, tutti relatori davvero di primo piano. Ricordiamo, come hai detto giustamente, evento gratuito, l'iscrizione molto semplice, si va sul sito di Investing Roma, c'è una sezione dedicata alle iscrizioni, si compilano i campi come potete vedere, e poi arriva una mail di conferma. Dunque, grazie mille Pietro, per aver organizzato questo bellissimo evento a Roma, e ancor più per le tue ottime indicazioni che ci hai fornito quest'oggi, sia sugli indici azionari che sulle singole azioni che abbiamo visto. Grazie Pietro. Grazie Riccardo, ciao, a presto. Francesco, si parlava di...